In vista delle celebrazioni per i 150 anni dall'apertura del Museo del Sannio nel 1873, ha preso il via un'attività di riordino delle collezioni e di recupero dei reperti. Tra le novità, una rinnovata sezione di archeologia tardo-antica e longobarda che inquadra la Benevento del primo millennio d.C. Sono state innanzitutto confezionate nuove vetrine che offrono offrono la possibilità di esporre meglio in maniera, sono anche illuminate all'interno, di esporre meglio in maniera più soddisfacente tantissimi manufatti in più di quelli che erano esposti in precedenza. In maniera particolare viene esposto l'armamento tipico di un guerriero longobardo e tra gli oggetti che sono esposti c'è lo scudo che è stato integralmente rivisitato con un restauro molto molto accurato, molto dettagliato. Un restauro effettuato grazie all'Inner Wheel e lo scudo è fulcro di una grande vetrina predisposta per accogliere l'armamento tipo e gli oggetti di uso personale di un guerriero longobardo, tra i quali il pettine in osso, una spada a due taglienti, lo scramasax, una sciabola ad un tagliente, la cuspide di lancia, l'ascia da lancio e gli speroni.